Luci, che cosa è successo? Ma che è successo? La mano è scomparsa. C'è scritto qualcosa di nuovo. Se uscire vorrai, due indovinelli risolvere dovrai. Oh no, io pensavo di aver finito. Pensavo che l'enigma della mano fosse quello finale. Invece devo ancora risolvere due indovinelli. Ecco perché c'era la freccia qua. E il teschio cosa vorrà dire però? E questo che cos'è? Una scatola? Nuovamente il lucchetto? C'è scritto qualcosa sopra. Vediamo. C'è scritto. Oh, gli occhi del teschio si sono illuminati. Se provi a rompere la scatola si distrugge. Se provi a rompere la scatola si distrugge. Se provi a rompere la scatola si distrugge. Granny ha bisogno di qualche lezione di grammatica. Comunque, ho capito cosa vuole dire. Infatti, nell'altro video mi avete consigliato, perché non sfondi tutte le scatole ed esci così? O magari rompi i muri con le scatole ed esci. Ma ho paura che Granny poi si arrabbia e perdo subito la challenge. Quindi, purtroppo non posso barare. Quindi non posso rompere questa scatola. Qua c'è scritto ha. Ma devo nuovamente risolvere qualcosa qua con il lucchetto. Vediamo cosa c'è scritto. Aspettate, prima è meglio se accendo una luce, altrimenti non riuscirò poi a trovare tutti gli indizi. Allora, dove erano le luci? Oh, qua c'è un'altra scritta. Se tieni gli occhi chiusi ti viene a trovare. Che paura, cosa vuole dire? Oddio, ho paura di chiudere gli occhi adesso. Qualcuno verrà a trovarmi se chiudo gli occhi. Accendiamo la luce e proviamo innanzitutto ad aprire questa scatola. Magari ci può servire per riuscire a risolvere gli indovinelli o gli altri enigmi. Ok, apriamo la luce. Apriamo la luce! Quella vuol dire accendiamo la luce. Sono un po' confusa in questo momento. Sarà tutto questo buio. Allora, sì. Ah! Oddio, questa è la mia mano! Che cosa è successo? Oh no! È stata Granny, sicuramente. Quando ho piazzato la mano lì, deve aver sostituito la mano, la sua mano con le sue dita, con la mia mano. Cosa vuol dire? Forse Granny sta cercando di trasformarmi in Granny. Cioè, non proprio in Granny, in un'altra Granny. Cioè, Granny vuole che divento cattiva come Granny? E ha iniziato dalla mano. Per fortuna il braccio non me l'ha preso ancora. Però penso che più tempo passo qui, più mi trasformerò in una sorta di Granny o in uno scheletro. Non so quale sia il suo piano malefico. Quindi è meglio che mi sbrigo. Mi raccomando, anche voi dovete aiutarmi a risolvere questi indovinelli e enigmi prima che mi trasformo in non so che cosa. Non so quale sia il suo piano. Comunque mi fa molto strano avere la mano così. Accendiamo subito le luci. Una era qua. Ecco fatto, molto meglio. E un'altra qui. Molto meglio adesso. Ora spengo la pila. Ah, mi sento un po' meglio con questa luce. Non so se devo prima risolvere questi indovinelli di cui parla Granny, questi due indovinelli, anche se ne ho trovato solo uno finora, o se devo aprire questa scatola prima. Secondo voi cosa devo fare prima? Però non so, ma mi incuriosisce di più questa scatola. Mi sa che proverò prima ad aprire la scatola, perché sono troppo curiosa di vedere cosa c'è dentro. Secondo voi cosa c'è dentro? Provate a indovinare nei commenti prima che la apra. E poi magari dentro la scatola c'è un altro indizio per risolvere magari questi indovinelli, visto che dobbiamo fare in fretta. Ok, vediamo qual è l'enigma da risolvere per aprire il lucchetto questa volta. Allora, c'è scritto:
I fantasmi del castello si stanno divertendo a intrappolarti, criptando gli indizi di cui hai bisogno per uscire. Per uscire, trova gli indizi da cercare sui dischetti, sostituendo ogni lettera con la lettera ad essa successiva in ordine alfabetico. Se vedi una A, per esempio, sostituisci con una B. Indizio 1, 2 e 3. Ok, innanzitutto prendiamo i nostri dischetti. Questa volta devo stare attenta perché nell'episodio precedente non avevo visto Torta e in tantissimi mi avete scritto: ma Torta, l'hai detto tante volte, perché non l'hai visto? Ero troppo in panico e non me ne sono accorta, quindi anche questa volta cercate di stare attenti assieme a me e cerchiamo di trovarli assieme. Ok, innanzitutto li spargo così forse verrà meglio dopo trovarli. Poi abbiamo le due carte speciali. Se non sapete di cosa parlo, andate a vedere l'episodio precedente. E poi l'aggeggino strano che fa vedere le parole dentro. Ok, siamo pronti a iniziare questo enigma. Spero di riuscire a farcela in 5 minuti, ma ogni volta il tempo vola. Devo riuscire a farcela, altrimenti non scoprirò mai cosa c'è dentro questa scatola. Pronti, inseriamo la carta, premiamo start. E via, il tempo è partito! Ok, sbrighiamoci subito. Allora, il primo indizio è F, quindi io devo prendere la lettera successiva nell'alfabeto, quindi la lettera successiva è G, F, G. Poi la lettera successiva a Q, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, quindi R, quindi G, R, H, I, G, R, I, F, G, G, R, I, G, grigio. Penso di aver capito. H, I, N, O, grigio. Ok, devo trovare la parola grigio qua in mezzo. Sbrighiamoci. Questo è grigio. Wow, l'ho trovato subito, evviva! Ok, una ce l'abbiamo, lasciamola qua. Andiamo all'indizio numero 2. R, nel frattempo il tempo sta scorrendo, mi devo sbrigare. R, A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, R, O. Nel panico devo ripetere tutto l'alfabeto. O, C, O, C, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, O, Q, A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q. Dov'è la K? Oh, in quello inglese! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L. Ok. O, cool. O, cool. S, T, O, cust. Ho sbagliato qualcosa! O, cool. St. A, B, C, D, F, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. O, cool. Stu? V? Ah, aiuta! Non riesco a capire che parola è questa, aiutatemi voi! Ho sbagliato qualcosa. Aspetta, mi è venuta un'idea. C'era il pennarello qua. Ok, è meglio che lo scrivo da qualche parte, così forse mi esce meglio. Il tempo sta scorrendo. Ok, scriviamo questa parola alla scatola e speriamo che Granny non si arrabbi. Allora, innanzitutto, dopo la R. Dopo la R, mi si difficile QR S. Ok, perché mi veniva la O? Ho sbagliato qualcosa. Dopo la B c'è la C, quindi SC. B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Forse ho capito! K, L. K, L. Ma dopo la K c'è la L, giusto? Che c'entra la L? Manca la O. School. Proviamo. ST Skult. R. Ah, scultura. Come ho fatto a non rendermene conto? Non so perché, pensavo stesse scrivendo a scuola. Sbrighiamoci. Allora, wow, guardate, l'ho trovata subito. Che fortuna questa volta. Ho solamente 2 minuti, devo trovare l'ultima parola. L'ultima parola. Allora, L, M, M, H, I, D, E, K, L, D, E, miele. Ok, sbrighiamoci. Verde, questo qua devo vedere con la carta speciale. Ma c'è scritto scopa, qua c'è scritto pera, qua c'è scritto broccolo, qua c'è scritto blu, qua c'è scritto giallo. Ok, forse qua, vediamo. Qua c'è scritto spezie. Proviamo con questa. Allora, sbrighiamoci. Qua c'è una torta.
Quasi un libro? Giriamolo, giriamolo, oddio, mi devo spiegare. No, questo lo devo vedere con la carta verde. Pesce, dai, dobbiamo trovare miele velocemente. Questo, un gelato. Cuscino, rosso. Oh no, sto scadendo il tempo. Questo è un libro. Oh no, 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 solo un minuto. Pagnotta, viola. Oh no, orologio, specchio, bianco. Oh no, patata, candela, pesce. Non lo trovo, non c'è. Oh, ho pochissimo tempo. Gelato, maledizione. Eccolo, miele. Ok, sbrighiamoci. Allora, quello blu, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quello giallo, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, giriamo. Oddio ragazzi, ce l'abbiamo fatta. All'ultimo momento c'erano solo tipo 19 secondi. Non ci posso credere che ce l'abbiamo fatta veramente. Ogni volta mi viene il panico quando faccio questo gioco. Ma ce l'abbiamo fatta. Ok, togliamo il lucchetto. Ok, possiamo finalmente aprire la scatola. Vediamo quanti di voi hanno indovinato. Vediamo cosa c'è dentro. Io ho un po' paura di quello che troverò qua dentro. Ma che cos'è? Una sorta di pistola. Come funziona? Che faccio? Provo a premere il grilletto? Ho paura che distrugga tutto. Oppure che richiami Granny. Proviamo. Non succede niente. Ma che cosa mi deve servire? Forse devo distruggere l'escape room con questa. Una sorta di fucile laser. Oh no, che devo fare? Aspettate, c'è qualcos'altro qua dentro. E che cos'è? È un... Non lo so, che cos'è? Che cosa serve questo? Vediamo se c'è qualche interruttore. Sì, c'è un interruttore. Ok, proviamo ad accenderlo. Forse è per quello che non funzionava. E poi proviamo a sparare a qualcosa. Wow! Questo si illumina di verde. E questo di blu. Che cosa vuol dire? Che sono viva? Che ho delle vite? Che cosa vuol dire? Proviamo nuovamente. No, fai silenzio. Perché fa così tanto rumore? Così Granny viene subito qua. Proviamo. No, non succede niente. Che cosa devo fare? Forse devo sparare a questo coso. No, non funziona. Ma che devo fare? Non ci sono le istruzioni. Oh, guardate, lì c'è un biglietto. Ok, forse è meglio che nel frattempo spengo questo, così non fa troppo rumore. Ok, facciamolo qua. Vediamo cosa c'è scritto in questo biglietto. Ok, è sempre un biglietto di Granny. C'è scritto: è arrivato il momento di combattere. Se vinci tu, io sarò sconfitta e tu sarai libera. Ma se vinco io, non potrai fare più video su YouTube. Quindi vuol dire che dovrò combattere Granny con quel coso. Ora vediamo se riesci. Oh, non metti a fuoco. Ora vediamo se riesci a uscire. Firmato Granny. Ma come se riesco a uscire? Cos'altro devo fare? Mi ha già dato questo coso per combatterla. Perché devo ancora riuscire a uscire? Ah, è vero, devo risolvere quei due indovinelli. Mi ero dimenticata. Ok, innanzitutto prendiamo questo. Io non penso di essere brava con questi fucili laser, ma speriamo di riuscire a sconfiggerla con questo. Forse devo puntare a questo coso, ma questo è il mio. Forse Granny ne avrà uno e dovrò puntare a questo.
Speriamo di riuscirci. Penso che sarà molto difficile batterla. Ma per ora mi devo preoccupare di uscire fuori di qui e quindi riuscire a risolvere questi indovinelli. Io vedo solo un indovinello comunque, che è questo. Se tieni gli occhi chiusi ti viene a trovare. Guardiamoci intorno, vediamo se c'è qualcos'altro nascosto. Lì c'è sempre la freccia con il lucchetto, ma abbiamo già risolto questi due enigmi. Forse il teschio vuol dire qualcosa. Guardate, qua è apparsa una scritta! A fianco alla X c'è scritto "è tuo, ma lo usano più gli altri". Non ho idea di come risolvere questi indovinelli. Questo mi sembra più difficile di questo. Allora, andiamo con calma, proviamo a risolverli uno alla volta e voi dovete aiutarmi assolutamente. Allora, se tieni gli occhi chiusi ti viene a trovare. Cosa può venirmi a trovare se tengo gli occhi chiusi? Mi è venuta in mente una cosa. Mi ero dimenticata che questa pila è tipo stregata e si muove da sola. Provo a spostare tutto. Vediamo se mi dà qualche indizio. Ok, vediamola. Rimane fissa a puntare lì. Forse c'è un indizio lì. O forse vuole solo dirmi che devo semplicemente risolvere questo indovinello. Proviamo a appoggiarla qua. Ma non si muove più come l'altra volta. Dai, pila stregata, aiutami, fai qualcosa. Punta sempre lì. E penso che voglia semplicemente dire che devo... Oh, pensavo non funzionasse più. Devo risolvere questo indovinello. Aiutatemi a pensare. Allora, se tieni gli occhi chiusi ti viene a trovare. Cosa può essere che ti viene a trovare se tieni gli occhi chiusi? Mi è venuta in mente un'altra cosa. Una cosa che ti viene a trovare quando tieni gli occhi chiusi è il buio. Perché quando chiudi gli occhi c'è buio. Però non è proprio che ti viene a trovare. Nel senso, lo vedi subito il buio quando tieni gli occhi chiusi. Che cosa può essere? Aiutatemi. Mi è venuta in mente una cosa. L'unico modo per scoprirlo è provare. Quindi proverò a tenere gli occhi chiusi per un po' e vediamo se riesco a capire qual è la soluzione a questo indovinello. Se volete fatelo anche voi, così magari viene in mente anche voi. Potete scrivermelo nei commenti. Siete pronti a chiudere gli occhi? 1, 2, 3. Finora vedo solo buio. Cosa potrebbe venirmi a trovare adesso? Non penso che la risposta sia il buio. Proviamo a fare un po' di silenzio e vediamo che succede. Oh, ragazzi, mi sto addormentando. Non funziona questa cosa di tenere gli occhi chiusi, altrimenti mi addormento. Aspetta un momento. Se io tengo gli occhi chiusi per lungo tempo, mi addormento. Come tutti. Tutti si addormentano se tengono gli occhi chiusi. Quindi forse se tieni gli occhi chiusi ti viene a trovare e l'addormento. No, non si dice così in italiano. Come si dice? Il sonno, i sogni, però ti viene a trovare singolare, quindi il sonno. Forse la risposta giusta, ragazzi, cioè non lo so se è la risposta giusta, ma penso che sia quella più logica. Voi cosa ne pensate? Che cosa devo fare per darle la risposta ora, Granny? Granny, penso che la risposta sia il sonno. Non risponde nessuno. Forse devo scriverla con il pennarello. Ok, proviamo. Ho molta paura di quello che succederà se scrivo la risposta sbagliata. Non so se Granny mi terrà intrappolata qua dentro per sempre o che cosa succederà. Beh, lo scopriremo adesso assieme. Andiamo a scrivere la risposta e poi proviamo a risolvere il secondo, se sarò ancora in vita quando scrivo la risposta. Vediamo. Ragazzi, provo a scrivere la risposta qua sotto. Speriamo bene. Il... Sto scrivendo tutto storto. Sonno.
Speriamo che sia la risposta giusta. Oh, la pila si sta muovendo, sta succedendo qualcosa. So che questo voglia dire che era la risposta giusta, perché non è successo niente di grave, anzi c'è stato un suono come se qualcosa si stesse aprendo o sbloccando e si è mossa anche la pila. Quindi immagino che sia la risposta giusta, evviva! Ne abbiamo già risolto uno, meno male. Ok, ora dobbiamo risolvere il secondo, che mi sembra molto più difficile. Vediamo. È tuo, ma lo usano più gli altri. Che cosa può essere mio, ma lo usano più gli altri? Devo pensare a cose che sono mie. Che cosa c'è di mio? Mi viene in mente il computer, ma non lo usano più gli altri. Il cellulare, ma non lo usano più gli altri, lo uso più io che gli altri. Che cos'è che lo usano più gli altri, ma è mio? Non mi viene in mente niente. Dovete aiutarmi a capire qual è la soluzione di questo indovinello. Non mi viene in mente niente e ho paura che piano piano mi sto trasformando in Granny. Il tempo sta scorrendo, quindi scrivete nei commenti secondo voi qual è la soluzione. La soluzione sembra che abbia più senso. Lasciate anche mi piace ai commenti che secondo voi sono la soluzione giusta e proverò a scrivere una delle vostre soluzioni sperando di riuscire a vincere. Penso che dopo questo indovinello potremo uscire fuori dall'escape room. Quindi aspetto la vostra risposta, mi raccomando scrivetela nei commenti e lasciate un mi piace a questo video se volete vedere il continuo il prima possibile. Facciamo raggiungere i 20.000 mi piace a questo video. Granny si sta avvicinando, la sento!